si è svolto a Castel di Sangro con la partecipazione di oltre 300 pescatori il 20° Sim Fly Festival e la terza edizione della Giornata Mondiale della Pesca a Mosca, che negli ultimi decenni ha registrato una continua espansione, diventando un punto di arrivo di tutti i pescatori che, dopo aver praticato altre tecniche, hanno scoperto il fascino e la bellezza della pesca a mosca e dei suoi principi etici. Festeggiamo i 20 anni del Sim Fly Festival, che negli anni è cresciuto tantissimo ed è una manifestazione internazionale che vede la presenza di 10 paesi stranieri e di rappresentanti di tutte le regioni italiane. Sempre una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. Sì, ogni anno aumentiamo i numeri perché la voce si sparge che è una manifestazione unica in Italia, perché dedicata alla pesca a mosca con tutti questi costruttori. Oggi abbiamo 52 costruttori provenienti da tutto il mondo e abbiamo anche artisti americani, perché abbiamo una mostra che è giunta alla 22esima edizione di Arte nella pesca a mosca, dove artisti interpretano la pesca a mosca. Inauguriamo la manifestazione artistica stamattina e ci sono presenti degli artisti che sono qui dietro le mie spalle, che stanno facendo delle estemporanee in diretta e sono tutti americani. Quindi dagli Stati Uniti, ma sia dalla costa est che dalla costa ovest, quindi è un viaggio impegnativo e sono qui proprio per partecipare a questa manifestazione. Questa è la 20esima edizione del Sim Fly Festival, ma tuttavia è la 22esima edizione della mostra internazionale L'arte della pesca, la pesca nell'arte, che è partita anche precedentemente al Sim Fly Festival e che possiamo dire l'ha ispirato. E quest'anno contiamo con la presenza di 20 artisti che provengono molti dagli Stati Uniti, ci sono anche italiani naturalmente, e la cosa secondo me più interessante è che abbiamo diverse tecniche pittoriche. Abbiamo per esempio dalla classico olio su tela fino ad arrivare a stampe digitali, ma anche e soprattutto delle tecniche molto particolari come la tecnica di stampa giapponese Gyotaku, e quindi insomma abbiamo veramente un purpurri di artisti differenti e siamo sicuramente molto contenti di aver ricevuto ancora una volta una grande partecipazione da parte degli artisti italiani e internazionali. Quest'anno si è rinnovata, si è persino ampliata, ha raccolto adesioni mondiali, così come è sempre stato, però quest'anno abbiamo avuto questo incremento di presenze, soprattutto da ogni angolo del globo. Questo ci ha riempito di soddisfazione e ci ha convinti ancora di più di sostenere l'iniziativa, soprattutto questa grande alleanza con la Scuola Italiana Pesca a Mosca, Osvaldo Galizia, tutto il suo staff, tutto il suo entourage, che non ci fa mai mancare una presenza qualificata, ma soprattutto una presenza e una testimonianza di storia, così come il museo, così come gli artisti, così come tutti tradizionalmente hanno rappresentato agli occhi del pubblico, agli occhi dei visitatori.